La nostra vita è costellata di ricorrenze alle quali diamo un valore degno di una festa nazionale. Un matrimonio, la nascita di un figlio, la morte di un genitore, un divorzio. I punti fissi su cui costruiamo nel tempo e nello spazio la pianta topografica della nostra esistenza. È la nostra storia, con la S minuscola, che si adagia negli anfratti della storia vera, quella che ti insegnano a scuola e che, diciamocelo, ci accorgiamo di aver vissuto solo dopo che è passata, quando diventa fotografia su un libro di testo, una nota a piedi pagina da mandare a memoria per l'interrogazione di nostro figlio. La storia che abbiamo vissuto noi è un'altra, per nulla memorabile, tanto simile alle altre che si confonde, una lacrima, una goccia nel mare, che scioglie il suo sale nel sale e scompare. Ma è nostra. Siamo per questo, per l'affetto un po' scemo che proviamo, storici poco professionali, arrabattiamo un metodo scientifico da autodidatti. Non c'è professore universitario che non verrebbe a dirci che è il processo e non la ricorrenza quello che dovrebbe interessarci. Non stavo già sposando mio marito? Quando, anni prima dell'effettivo matrimonio, ancora ragazzini ci baciavamo di nascosto nelle cantine sotto casa come due ladri. Non stava già nascendo mia figlia? Quando ci trovavamo avvinghiati, io e il mio Mick, nel lettone di casa, con i miei genitori fuori per lavoro. E la volta dopo, e quella dopo ancora, e così via, fino oltre al matrimonio, come se tutte quelle sedute fossero le prove generali affinché il suo sperma fecondasse il mio ovulo. Quello, e solo quello, l'unico che doveva veramente essere plasmato, l'unico degno di far nascere il miracolo che vedo crescere quotidianamente, stupefacendomi di mia figlia. E non era già morto mio padre? Molti mesi prima del suo funerale, quando il tabacco arso dell'ennesima sigaretta scatenò per primo l'impazzimento delle cellule nei suoi polmoni, la loro microscopica trasformazione, proprio quando, a detta di tutti, era il ritratto spiccicato della salute. Già da allora, forse, dovevo piangerlo. Già da allora dovevo togliergli le sigarette di mano, buttargliele, come faceva mia figlia, quando molto dopo, già in piena chemioterapia, lo scovava a fumare come un ragazzino, dietro lo stesso muro del cortile, dove io imparai a fumare, di nascosto da lui e dalla sua cinghia. Forse il mio Mick l'avevo già perduto, prima, molto prima. Di quando veramente l'ho capito, di quando gli ho chiesto il divorzio con le lacrime agli occhi, perché io non ne potevo più di lui, del suo lavoro, della sua vita sbandata, senza futuro. Forse non dovevo essere triste il giorno che firmammo davanti all'avvocato. Forse dovevo capire che ci eravamo lasciati già da tempo, che la mia vita, la mia storia, era già in movimento. Tutto questo sto pensando ora, che giro per questi corridoi. Ora che sono donna, ora che sono madre. Solo ora ripenso a come certe ricorrenze, certi avvenimenti, quelli che non ho mai segnato sul calendario con la matita rossa, che nel tempo ho accantonato se non dimenticato del tutto, forse siano stati molto più determinanti per la mia vita di quanto me ne renda effettivamente conto. L'ho capito ora e per caso, dopo 16 anni. L'ho capito dopo una telefonata, dopo una corsa in macchina, ora che ti vedo qui. E ti parlo. Ora.